Questa quinta domenica di Avvento ci affidiamo a un grande personaggio, per sé l'abbiamo già incontrato più volte, la liturgia, questo nuovo lezionario ce lo fa incontrare anche tante volte, dunque non è un personaggio insolito, ma lo prendiamo come compagno di viaggio questo quasi ultimo tratto del nostro cammino verso il Natale. E questo grande personaggio è Giovanni Battista. E vogliamo affidarci a lui nella consapevolezza che sentiamo nel cuore di essere accompagnati. Tutti noi abbiamo questo desiderio di essere accompagnati, proprio di non essere soli in questo viaggio, abbandonati soltanto alle nostre forze, per questo ci affidiamo a un uomo come lui. Ebbene, se avete voglia, andate a vedere un po' l'inizio del Vangelo di Giovanni, perché è importante per fare un po' di contesto a questa pagina che ascolteremo e che abbiamo ascoltato. Vi accorgerete che dopo il grande prologo di Giovanni, cioè il grande prologo, il principio era il verbo, eccetera, eccetera, e dopo questo grande prologo Giovanni aggiunge come una seconda introduzione, quindi c'è una grande introduzione, diciamo poetica e teologica, che rimanda al prologo, a qualcosa che sta fin dall'origine, ma poi c'è una seconda introduzione che ha più un carattere storico, il tentativo appunto da parte di Giovanni di collocare la vicenda di Gesù. E vi accorgerete che questo prologo vero e proprio, storico, non il prologo diciamo teologico, è quello del grande prologo che sta all'inizio, questo prologo storico introduce la figura di Giovanni Battista. E vi accorgerete che è fatta in tre parti questa introduzione. Prima parte è Giovanni Battista che dà testimonianza di fronte al giudaismo ufficiale ed è proprio per intera la pagina, per fortuna, che abbiamo ascoltato questa sera, non è tagliata. Poi dopo ci sarà un'altra testimonianza, ma anche questo lo ricorderemo, è Giovanni Battista che dà testimonianza non più al giudaismo ufficiale ma ai suoi discepoli. E infine ricorderete c'è un terzo passaggio, che invece è il momento dei discepoli di Giovanni che vanno da Gesù, e lo ricorderete con quelle domande indimenticabili del Vangelo di Giovanni, della loro storia, appunto Giovanni che indica ecco l'agnello di Dio, allora questi discepoli che erano con lui seguono Gesù e Gesù si volta e dice chi cercate? E questa domanda bellissima, inesauribile, rabbì dove abiti? E quella risposta grandiosa, venite e vedrete. Ecco, questa è l'introduzione vera e propria del Vangelo di Giovanni. E quella che noi leggiamo questa domenica, che abbiamo letto questa sera, è proprio la prima parte di questa introduzione. È importante per noi saperlo perché riusciamo a collocare bene questa pagina dentro il Vangelo di Giovanni. Per tentare di rileggerla questa pagina, questa introduzione, vorrei raccogliere due coordinate che sono, se ci facciamo caso, il modo con il quale Giovanni in maniera molto suggestiva costruisce questa pagina. E direi così, c'è una coordinata di spazio e una coordinata di tempo. Proviamo a leggere anzitutto questa coordinata di spazio. Mi ha sempre un po' incuriosito, per la verità, il finale di questa prima parte appunto di questa introduzione, quando dopo aver raccontato questa vicenda di questo gruppo di persone che arriva da Giovanni con una domanda molto precisa, o meglio con una serie di domande molto dettagliate, il Vangelo di Giovanni dice che questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. È proprio la notazione che chiude questo brano che abbiamo ascoltato, si dice appunto questo avvenne in Betania, al di là del Giordano. Ecco, mi ha sempre sorpreso questa indicazione precisa circa il luogo. È come se ci dicesse, in realtà ce lo dice, che il desiderio di Giovanni Battista è quello di porsi in una zona di confine. Ci chiederemo perché. Perché Giovanni si pone lì? Poteva stare da qualsiasi altra parte. Invece si pone in questo luogo di confine tra il deserto, quel deserto che era stato lungamente attraversato dal popolo, e la terra promessa, oltre il Giordano. E se
se è vero che gli studiosi disputano su questo luogo preciso, non riescono a collocare, come sempre ci sono molte ipotesi per spiegare questa cosa, ma una che trovo molto suggestiva, dice così, che questa Betania, che non è la Betania appunto quella vicina a Gerusalemme, quella che poi era la casa di Lazzaro, di Marta e di Maria, questa Betania ha questo significato, questo Bet Abara, che vuol dire il luogo del passaggio. Allora comincia a diventare molto suggestivo questo luogo in cui Giovanni si pone. Dunque sembra che Giovanni Battista si sia collocato proprio sul confine, su quel luogo dove è iniziato il passaggio alla terra promessa. Ed è così vero che questo luogo interessa moltissimo, almeno il Vangelo di Giovanni, che se andate più avanti, anche Gesù tornerà lì. Il Vangelo di Giovanni dice che più avanti, quando Gesù dovrà lasciare la città, e poi, perché durante la polemica con i giudei rischia di essere lapidato, allora Gesù se ne va e si dice che appunto andò in questo luogo dove Giovanni Battista battezzava, che evidentemente non è stato soltanto il luogo di origine di Giovanni Battista, ma anche il luogo del suo inizio, della vita pubblica di Gesù, prima di iniziare proprio l'ultimo tratto verso la passione. Allora questo luogo comincia a essere un luogo molto interessante. Non è soltanto il luogo dal quale Giovanni Battista compie questo gesto, ma anche il luogo al quale Gesù ritorna prima di fare l'ultimissimo viaggio, perché è stato il luogo del suo inizio, anche di Gesù. Il battesimo in effetti è avvenuto lì. E dunque questo luogo è un luogo importante, è stato un luogo significativo per Giovanni Battista, un luogo significativo di Gesù, e ci chiediamo perché? E forse in subordine potremmo anche chiederci così, ma può essere significativo per noi? Perché sottolineare questo aspetto geografico non è soltanto una notazione appunto di carattere geografico, ma potrebbe avere una risonanza spirituale molto forte della nostra vita. Allora che valenza aveva per Giovanni mettersi in quel luogo? Perché il Vangelo di Giovanni lo ha sottolineato così tanto? Forse possiamo dare questa risposta. È perché quel luogo era capace anzitutto di riassumere un passato molto lungo, un passato molto sofferto, un passato di fatica, un passato di viaggio, ma nello stesso tempo quel luogo poteva essere capace di riassumere non soltanto il viaggio compiuto, ma quest'altra cosa bellissima, i desideri della vigilia, i desideri della vigilia del passaggio alla terra. Quasi che appunto ponendosi in quel luogo non soltanto in un colpo ci si poteva accorgere di tutto il viaggio che era stato compiuto, ma nello stesso tempo dei desideri che potevano esserci nel popolo prima di entrare nel dono della terra. E così forse è stato anche per Gesù quando è ritornato prima dell'ultimo tratto della sua vita, come se ritornando a quel luogo Gesù avesse voluto ricordare un inizio e ciò che lo aveva preceduto. E credo che, vedete, questa notazione geografica allora è importante anche per noi, perché forse ci aiuta a capire questa cosa, che per abitare il dono di Dio dentro la nostra vita, e che è la nostra vita, è essenziale sapere da dove veniamo. E nello stesso tempo è essenziale dare il nome al luogo in cui la salvezza in Gesù si è manifestata per la prima volta nella nostra vita. Insomma, bisogna raccogliere tutto il viaggio per attraversare. Bisogna avere buoni motivi per passare. E diversamente il popolo sarebbe rimasto lì sul confine e anche noi saremmo rimasti sui nostri confini personali senza varcare nessuna soglia, senza intraprendere nessun viaggio, senza iniziare veramente nessuna avventura. Vi inviterei nel momento di preghiera a collocarvi in quel luogo geografico, che non
è soltanto il luogo di Giovanni Battista, ma è il nostro, quello di ciascuno di noi, cioè quel luogo in cui a un certo punto della vita ho deciso, mi sono accorta che si trattava di raccogliere un lungo viaggio, una lunga storia, o comunque un pezzo significativo del cammino, e che ero arrivata proprio sulla soglia dicendo: è il viaggio che mi ha condotto qui. E quella sera è la sera anche della vigilia, nel momento in cui ho delle attitudini, delle aspettative, nel momento in cui mi accingo appunto a questo passaggio. E allora ecco che questo invito di Giovanni Battista a tornare evidentemente lo faceva con questa consapevolezza. Perché richiamava la gente a quel luogo? Perché la gente doveva uscire dalla città per porsi su quel luogo, addirittura al di là del Giordano, se non per questo? Voi forse non siete più in grado di abitare la vostra terra, la vostra città. Voi non siete forse più in grado in questo momento di abitare il dono di Dio. Non ve ne accorgete più. È il modo con il quale potete ritornare a rivivere tutto questo e riporvi esattamente su quel luogo, su quella soglia che ha permesso di raccogliere il vostro passato e di anticipare il futuro nel gesto che di lì a poco avreste compiuto nell'attraversare. Ecco, ciascuno di noi ha dei punti della vita senz'altro così. Quando è iniziato qualcosa, è iniziata un'avventura, è iniziato un amore, è iniziato un lavoro, si è compiuta una vocazione. Ecco, ogni tanto forse, ed è un bel suggerimento in questo momento dell'avvento, di ritornare a questo luogo originario, che è il luogo di memoria ma anche di vigilia e di inizio. E così è davvero importante per noi riconoscere da dove veniamo e che nome diamo al luogo in cui abbiamo effettivamente sperimentato la salvezza di Gesù. Ecco, questa è la prima coordinata, sintetica, perché non abbiamo altre possibilità di entrare di più, però dà una coordinata essenziale per la lettura di tutto il testo. È lo spazio. La seconda coordinata è quella del tempo, è l'inizio. Ecco, è davvero colmo di stupore, vi inviterei anche in un momento di silenzio a provare a leggere questo testo, non soltanto cercando di collocarvi nello spazio, ma collocatevi anche nel tempo e pensare proprio a questa cosa che appunto abbiamo detto, per questo abbiamo anticipato la questione dell'introduzione, perché se togliamo il prologo, il vero prologo che è effettivamente l'ingresso importante nel Vangelo di Giovanni, questa parola è proprio l'inizio del racconto. Cioè il Vangelo, il racconto del Vangelo per Giovanni inizia così. La storia di Gesù, la buona notizia del Vangelo inizia così, e quindi è davvero colmo di stupore pensare questo, che di fatto dopo il grande prologo del Vangelo, questo è l'inizio vero e proprio. E come inizia il Vangelo? Il racconto del Vangelo inizia con la testimonianza di Giovanni Battista, e subito restiamo sorpresi perché inizia in un momento subito teso. In effetti il racconto, se vi abbiamo fatto attenzione, di che cosa ci parla? Ci parla di una sorta di delegazione che è stata mandata da Gerusalemme per interrogare Giovanni Battista. E anche questo è bello immaginarlo. E Giovanni Battista si era appunto collocato su quel luogo di confine, aveva iniziato a predicare, aveva iniziato a battezzare la gente, con ogni probabilità, anzi, certamente è successo così, che quello che Giovanni Battista faceva, le sue parole, i suoi gesti, questo battesimo e il luogo in cui lui si era collocato aveva creato qualche problema. E le voci erano circolate e senz'altro erano arrivate a Gerusalemme, ai capi, ai sacerdoti, agli scribi, ai farisei, a coloro che se ne intendevano della legge e come tutti la interpretavano, aspettavano il Messia, e allora si chiedevano: ma questo perché fa così? Sappiamo tutti che il collocarsi lì ha un significato importante. Perché questo si è messo lì? In effetti, se ci pensate, provate a leggere questa pagina, questa delegazione che parte da Gerusalemme parte esattamente con questa domanda: noi non sappiamo chi sei.
dobbiamo capire chi sei, dobbiamo capire che cosa fai. E in effetti le domande, che sono quattro domande molto precise, molto dettagliate, sono domande che provengono da Gerusalemme, appunto da quei dubbi, da quelle discussioni, da quei sospetti che erano nati, per cui probabilmente hanno deciso, mandiamo una delegazione, dobbiamo capire, dobbiamo pensare chi è quest'uomo. Allora ecco che questi arrivano e si chiedono, ma chi è quest'uomo? Perché fa così? Perché dice queste cose? Per indagare, per capire, per conoscere. E tra l'altro, se la interpretiamo così, come effettivamente è stata, questo attacco del Vangelo non è proprio così, diciamo, soft. Perché è un inizio abbastanza brusco. L'inizio è questo, tu chi sei? E non è detto così, forse con semplicità, è detto come nella forma di un processo. Adesso tu ci devi dire chi sei, perché qualcuno ci ha mandato. Ecco, sorprende davvero questo inizio senza preambolo che va diritto al cuore della domanda, che era partita esattamente da lì. Giovanni Battista aveva suscitato una domanda che era giunta fino a Gerusalemme. La Gerusalemme era ritornata sul luogo del confine cercando una risposta. E se ci facciamo caso, effettivamente tutto il racconto è strutturato su questa sorta di interrogatorio fatto di domande e di risposte. E se provate a rileggere, è davvero nella forma di un interrogatorio, sono quattro domande e quattro risposte. Tu chi sei? Sei il Messia? Sei Elia? Sei il profeta? Ecco, allora, se questa è un po' la cornice del tempo, forse possiamo raccogliere per noi questa doppia direzione, quella della domanda e quella della risposta. E poi vi inviterei, oltre che a collocarvi in quella posizione geografica che è decisiva per capire questo testo, anche attorno a questo doppio binario, appunto, quello delle domande e quello delle risposte. E la prima domanda che potremmo fare nostra è proprio questa: tu chi sei? Tu chi sei? Se la immaginiamo, questa scena di un Giovanni Battista che forse andava avanti per la sua strada a battezzare, a dire le sue cose, quando si sente arrivare, si vede presentarsi questa delegazione che gli fa questa domanda, evidentemente forse una domanda che poteva anche far male. Però lasciamo da parte un attimo questa cosa, perché al di là del fatto che questa domanda poteva anche far male, noi la raccogliamo come una domanda vera. Tu chi sei? In fondo questa domanda è la domanda che gli altri pongono anche alla nostra vita. Tu chi sei? Ma forse non è la domanda che qualche volta nostro marito, nostra moglie, nostro figlio, nostra figlia, nostro padre, nostra madre, un amico, un'amica, in fondo ce l'ha detto, ma tu chi sei? Ma chi sei? E se ci pensate bene, non è una domanda che qualche volta anche noi abbiamo rivolto a noi stessi, ma tu chi sei? Allora se proviamo a coglierla così, non è soltanto la domanda di chi in maniera interessata doveva svolgere un compito, ma diventa una domanda vera. E così non riesco a tirarmi fuori dalla testa che se è vero che questa era la domanda che questa delegazione faceva a Giovanni Battista, in fondo era la domanda anche che lui faceva a se stesso. Ma io chi sono? Perché faccio questo? Perché mi trovo qui sul limitare del deserto a fare questa cosa, a compiere questa, a dire queste parole, a compiere questo gesto? Ma io chi sono? È una domanda importante. Ecco, forse diventa una domanda importante anche tra noi, quasi che noi potessimo chiederci a partire dal nostro modo di fare, di dire, appunto, ma io chi sono? Se sto attento al mio modo di fare, di dire, alle mie parole, alle cose che dico, alle cose che faccio, ma chi sono? Non è in fondo anche la domanda non soltanto che noi facciamo a noi stessi, ma che spesso lo facciamo agli altri, quando siamo un po' meravigliati di come gli altri sono apparsi, ma tu chi sei? Ma tu chi sei per quello che fai, per le parole che dici? Appunto, dal mio fare
mio dire e cosa traspare. Anche questa è una domanda importante. E l'altro sentiero è quello delle risposte. E quello delle risposte è anche qui molto facile, perché Giovanni Battista come risponde a quella domanda? Risponde in modo negativo e in modo positivo. E in modo negativo dice di non essere. Io non sono. Sei tu. Tu chi sei? Sei forse il profeta? Sei Elia? Sei il Messia? E a tutte queste domande così incalzanti, così forti, lui dice no, io non lo sono. Ma appunto, dentro questa risposta negativa per lui diventa ancora più viva quella domanda. Ma allora se io non sono tutto questo, io chi sono? Cosa sono qua a fare? Qual è la mia opera? Il suo dire e il suo fare avevano senz'altro suscitato degli interrogativi in Gerusalemme, e Giovanni avrebbe potuto anche giocare un po' con la sua identità, avrebbe potuto anche illudere. In fondo quello che faceva era esattamente quello che ci si poteva aspettare dal Messia, quello che ci si poteva aspettare da Elia, quello che ci si poteva aspettare dal profeta, ma Giovanni dice no. È un uomo profondamente onesto, che ha consapevolezza di sé. E se negativamente dice io non sono tutto questo, positivamente che cosa dice? Questa immagine è bellissima. Dice io non sono nient'altro che una voce. Io sono una voce. Proviamo a entrare in questa immagine così forte. Che cosa significa essere una voce? Beh, una voce significa questo, significa avere consapevolezza di non essere altro che qualcosa di prestato, uno strumento. La voce non è ancora un contenuto, la voce è soltanto il mezzo attraverso il quale un contenuto si diffonde. E allora è bellissima questa autodefinizione di Giovanni. Io sono una vita prestata. Sono un uomo che serve, sono una vita offerta. Ed è bellissimo pensare che questa risposta non è soltanto la risposta che lui ha studiato perché doveva fare, ma è la risposta che lui dava a quella domanda che evidentemente inquietava se stesso. Ma io chi sono? Che consapevolezza ho di me stesso? E Giovanni dice, io sono una vita prestata, io sono un servizio. Una voce appunto non è ancora un contenuto, è una voce, ma il contenuto di questa voce è una parola di Dio. E dunque una voce che si presta a una parola di un altro. Rendete diritta la strada, questo io dico. Ecco chi è una voce prestata a Dio. È qualcuno che appunto presta la sua voce alla parola di un altro. E non soltanto questo, c'è anche un'altra cosa, l'ultima che potremmo raccogliere di questa pagina, è che un uomo che ha la consapevolezza anche delle priorità, di ciò che è importante e di ciò che è meno, di ciò che sta prima e di ciò che sta dopo. Che bella anche questa espressione, viene dopo di me uno che era prima di me. Come dire, se adesso stiamo nell'ordine di apparizione, sono io che sto sulla scena, sono più importante io. Ma quest'uomo non soltanto ha la consapevolezza di essere una voce, ma anche del valore effettivo della sua vita. Capisce bene chi viene dopo e ora è sconosciuto, perché chi viene dopo è da Gesù, è colui che sta prima, è colui che è più importante. Anche questa seconda cosa bellissima. Giovanni è un uomo che ha consapevolezza delle priorità, di chi sta prima e di chi sta dopo. Non si mette davanti. Ecco, vedete, allora mentre accede al nostro cammino dell'avvento, noi potremo raccogliere per il silenzio della preghiera una domanda e una risposta. La domanda, che è una domanda enorme, certo, mica la chiuderemo questa sera, ma una domanda che possiamo portare a lungo con noi è questa: ma io chi sono? Non è soltanto la domanda di chi è ripiegato su se stesso, ma una domanda alla quale inevitabilmente prima o poi uno fa i conti, se la fa.
ce la fa nelle svolte, nelle grandi svolte della sua vita, dice: ma io chi sono? Che cosa ho fatto? Le cose che ho fatto e che ho detto, che cosa dicono di me? E non ho che ho bisogno di dire questa domanda soltanto per puro narcisismo, spesso proprio per capire un'identità, un cammino, una storia, appunto, chi sono? E la seconda cosa che potremmo raccogliere è proprio la risposta, forse chiedendo al Signore di viverla non in maniera retorica o moralistica, ma di leggerla un po' come Giovanni Battista. Io, o almeno, mi piacerebbe essere così, mi piacerebbe essere un servizio, mi piacerebbe essere una voce, un'offerta, niente di più. È una voce che ha imparato le priorità, che sa che cosa c'è prima e che cosa c'è dopo, che sa che cosa è importante, cosa invece viene dopo. Ecco, poi forse potremmo raccogliere un secondo piccolissimo spunto da Isaia, perché poi il tempo è sempre quello, e questa pagina del capitolo 11 del profeta Isaia è una pagina impressionante, anche questa in preghiera potremmo rileggerla, poi dopo riprenderla poi a casa, è una pagina impressionante perché voi provate a leggerla. E poi vi accorgete subito, senza fatica, senza grandi anche inquadramenti di ordine esegetico, che questa è la pagina di un sognatore, è la pagina di un visionario. E quest'uomo che è Isaia, il profeta, che anche lui ha una voce prestata, appunto sogna e vede cose impossibili, cose che gli occhi non vedono, gli occhi dell'uomo non vedono questa cosa. E non la vedevano ai tempi di Isaia, non lo vedevano ai tempi prima ancora di Isaia. E anche noi adesso, se prestiamo sguardo ai nostri occhi, se prestiamo attenzione a quello che noi vediamo, non vediamo nulla di tutto questo. Voi vedete forse che il lupo sta con l'agnello? No. Voi vedete forse che il leopardo sta col capretto? No. Voi forse vedete che il vitello e il leone stanno insieme, la mucca e l'orsa stanno insieme, no? Addirittura questa immagine fortissima che sembra ritornare alle origini del racconto di Genesi. La ricordate la prima volta in cui è apparso un serpente nella scrittura? Questo serpente non è che era troppo affidabile. E invece questo serpente gioca con un bambino. Che roba meravigliosa. Ma chi vede questo? Chi può accorgersi di questa cosa straordinaria di un bambino che gioca con colui che da sempre lo ha tradito, lo ha giocato, lo ha tentato? Non poteva esserci un'immagine più forte di questa. È fortissima, eh? Questo bambino che si trastulla sulla bocca dell'aspide e non ha paura di essere morso dal veleno della sua tentazione. Ecco, Isaia vede un germoglio, vede questo inizio, lo vede che spunta da un tronco secco. E allora la domanda con la quale potremmo entrare in questa pagina è questa. Ecco, ma io come posso entrare in questo sguardo? E forse davvero, come potremmo dire chiudendo subito questa pagina e dire, è soltanto l'illusione di un visionario, perché il mondo intorno a me non è così, non è quello attorno alla mia famiglia, a casa mia, senza andare troppo lontano, ma senz'altro non è quello del mondo. Anche oggi, se abbiamo aperto i giornali, ascoltato le notizie, nel mondo non abbiamo sentito nulla di tutto questo, non abbiamo sentito di un lupo che è stato con l'agnello, abbiamo sentito il contrario, che un agnello è stato sbranato dal lupo. Cioè che la violenza ha colpito un inerme e che un bambino è stato giocato da un nemico che l'ha blandito, come all'inizio. Come si fa a entrare in una pagina così? Eppure ecco, mi sembra che questa pagina ci invita a spiare germogli, non a vedere tutto compiuto, a spiare germogli di questo inizio, e in qualche modo a farne vivere anche lui di questi germogli. E allora io vorrei leggervene uno questa sera, perché mi è parso un germoglio piccolissimo, se volete, ma molto entusiasmante,
molto incoraggiante, di quelli che dici, ecco sì, guardiamo intorno, anche la storia che vi sto per raccontare adesso è una storia di lupi e di agnelli, e di lupi che hanno mangiato gli agnelli, ma qualcuno ha visto un germoglio. E certo che le cose non si sono risolte, ma quel germoglio lì ti cambiano il modo di guardare la storia. Vorrei leggervi, per chiudere, proprio le parole che Papa Francesco ha pronunciato a questo gruppo dei profughi Rohingya il 1° di dicembre. Sappiamo bene com'è la storia di questi Rohingya e che evidentemente lì potremmo dire il lupo si è mangiato l'agnello. Ma guardate che cosa ha detto, che lo trovo segno di questo piccolo germoglio, che forse non vale niente, ma è così che entriamo nella grazia del profeta. Sono parole bellissime, mi hanno commosso. Ed è il momento in cui ha incontrato in Bangladesh questi profughi Rohingya. Ve lo leggo. Cari fratelli e sorelle, noi tutti ne siamo vicini, lo dice lui. È poco quello che noi possiamo fare, perché la vostra tragedia è molto grande. Ma facciamo spazio nel nostro cuore, è così che si vedono i germogli. A nome di tutti quelli che vi perseguitano, di tutti quelli che hanno fatto del male, soprattutto per l'indifferenza del mondo, vi chiedo perdono. Perdono. Tanti di voi mi avete detto del cuore grande del Bangladesh che vi ha accolto. Adesso io mi appello al vostro cuore grande perché sia capace di darci il perdono che chiediamo. Cari fratelli e sorelle, il racconto ebreo-cristiano della creazione dice che il Signore, che è Dio, ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza. Tutti noi siamo questa immagine. Anche questi fratelli e queste sorelle, anche loro sono immagini del Dio vivente. Una tradizione delle vostre religioni dice che Dio all'inizio ha preso un po' di sale e l'ha buttato nell'acqua che era l'anima di tutti gli uomini, e uno di noi porta dentro un po' del sale divino. Questi fratelli e sorelle portano dentro il sale di Dio. Cari fratelli e sorelle, soltanto facciamo vedere al mondo cosa fa l'egoismo del mondo con l'immagine di Dio. Continuiamo a far loro del bene, ad aiutarli, continuiamo a muoverci perché siano riconosciuti i loro diritti. Non chiudiamo i cuori, non guardiamo dall'altra parte. La presenza di Dio oggi si chiama Rohingya. Ognuno di noi dia la propria risposta. Si entra così in questo germoglio, ma che cambia totalmente lo sguardo del mondo. Perché anche adesso i Rohingya vivono la stessa cosa, ma guardarli da quest'altro punto di vista cambia molto. Forse a ciascuno di noi, come ci ha detto il Papa, spettacolo.